Contrariamente a quel che a tutta prima può apparire, l'odierno pacifismo, quale si è venuto imponendo in forme dominanti soprattutto negli ultimi anni e direi soprattutto in coerenza con la quarta guerra mondiale, quella che si è aperta con il 1989, che si caratterizza per essere la guerra con cui la monarchia universale statunitense combatte ogni potenza che ancora resiste al suo impero, ebbene in coerenza con questa nuova quarta guerra mondiale il pacifismo diventa una nuova forma non già di opposizione all'impero, come solitamente viene presentata, ma semmai una nuova formazione ideologica che paradossalmente legittima l'impero. Il pacifismo, di cui non sono certo io il primo critico, si pensi ad esempio al bellissimo saggio di Gunther Anders contro il pacifismo, è un'ideologia, non già perché la pace in sé sia sbagliata, anzi, chi vi parla è un sostenitore accanito della necessità di arrivare a una pace, a un rapporto tra popoli liberi e uguali in forma irenica e privata da conflitti militari. E tuttavia il pacifismo non è per nulla una via per raggiungere questo obiettivo. Il pacifismo oggi, più precisamente, per dirla in maniera telegrafica, è una forma di legittimazione ideologica dell'ordine dei dominanti. Il pacifismo è il modo in cui si riconosce, potremmo dire, il monopolio della violenza organizzata dei dominanti. È il modo in cui si neutralizza l'idea di una possibile resistenza al dominio dei dominanti. Il pacifismo è, in altri termini, il modo in cui si delegittima lo ius resistentiae da parte degli offesi del pianeta. L'errore teorico del pacifismo oggi mi pare essere essenzialmente duplice. In primo luogo il pacifismo delegittima lo ius resistentiae, perché il pacifismo pone sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori. In nome dell'idea del pacifismo non è lecito combattere, e questo vuol dire che non è lecito neppure per gli aggrediti difendersi. Non è lecito per gli aggrediti difendersi. Laddove invece è evidente, e questo è un punto che Gunther Anders nel suo bel saggio sottolinea ad abbondanza, è evidente che il diritto dell'aggressore di difendersi è sacrosanto. Ora, appunto, il pacifismo oggi diventa un'ideologia di delegittimazione dello ius resistentiae perché pone indebitamente sullo stesso piano aggrediti e aggressori. L'aggredito ha sempre il diritto di difendersi, vuoi anche in forme violente, che sono la risposta a pratiche aggressive e se stesse violente, evidentemente. È chiaro che in un mondo ideale non ci dovrebbe essere la violenza, dovrebbe esserci solo la pace, ma poiché il mondo di cui siamo abitatori coatti è intriso di conflitti e violenze, è ovvio che gli aggrediti hanno il sacrosanto diritto di difendersi e di reagire per non soccombere a queste violenze. In secondo luogo, l'errore strategico del pacifismo, o forse anche la sua velata ideologia, è quello per cui, diciamo così, scambia il mezzo con un fine. Cioè, appunto, la pace deve essere il fine, l'obiettivo da raggiungere, ma non può essere il mezzo, perché appunto in un mondo intessuto di conflitti e di violenza, starsene con le mani in mano a subire in silenzio significa evidentemente, ancora una volta, legittimare l'ordine esistente intessuto di violenza e di soprusi. Da questo punto di vista, ripeto, il pacifismo, la pace, deve essere l'obiettivo, il fine, non può essere il mezzo. Questo vuol dire, naturalmente, ripeto, che la violenza di per sé è esecrabile, certamente, ma è anche vero che in un mondo in cui la violenza dilaga, gli aggrediti hanno il diritto di difendersi, di reagire a questa violenza. Subire in silenzio, secondo la parola d'ordine del pacifismo, significa, ripeto, legittimare l'ordine esistente in tessuto di violenza. Direi di più che il pacifismo diventa un'ideologia di legittimazione della violenza dominante. Il pacifismo, ripeto, riconosce legittimo il monopolio della violenza dei dominanti, a cui risponde impedendo ai dominati di reagire e di difendersi. Questo è il punto fondamentale, trovo. In seconda battuta, non dimentichiamo lo scenario in larga parte osceno che si è venuto profilando negli ultimi anni, quando appunto masse di pacifisti salmodianti che belavano pace, pace, come diceva Costanzo Preve, nel mentre che si svolgeva questo scenario di
appunto manifestanti che belavano pace, gli aggressori stessi, gli imperialisti, apponevano sulle loro armi da guerra e sui loro contingenti militari la scritta beffarda «Peace is our profession, is our mission», no? La pace è la nostra missione. Cioè appunto c'era orwellianamente una ridefinizione tattica delle parole chiave, in cui la guerra veniva chiamata pace, l'aggressione imperialistica veniva chiamata esportazione di diritti umani e così via. Tutto questo per dire appunto che bisogna certamente lottare per la pace e per farlo occorre respingere in forme radicali la violenza che oggi è dominante sotto il sole, vuoi nelle sue forme più conclamate, i bombardamenti etici, umanitari che vengono imposti a tutti i popoli del mondo che non si piegano al dominio unipolare del mondo o della monarchia universale, vuoi nelle forme silenziose e invisibili della violenza economica, che si vede appunto nei suoi effetti tragici, tagli dei salari, licenziamenti, contratti precari e così via. A tutto questo occorre reagire e l'ideologia pacifista che predica la necessità di non reagire già legittima l'ordine esistente.